Bitonto purtroppo registra un ennesimo colpo al suo patrimonio culturale rurale. È stata distrutta nei giorni scorsi un'edicola votiva in via Torre d'Agera, che risaliva probabilmente a inizio Novecento e raffigurava la Vergine Immacolata. A denunciare l'accaduto, di cui non si conoscono le dinamiche e cause, il bitontino Pasquale Fallacara. L'edicola costituiva un importante luogo di fede e preghiera, posizionata tra gli ulivi delle nostre campagne, costellate di numerose chiesette non poche in disuso. Trattandosi di un'opera a carattere devozionale, la ricerca di notizie relative alla committenza e realizzazione è piuttosto difficoltosa. Al suo interno, in passato, una piccola lucerna a olio illuminava il bel dipinto raffigurante una sacra effigie della Vergine Immacolata. Quest'ultima, con veste dorata con svolazzo dietro la spalla sinistra, presentava sul capo un diadema. Il bitontino Pasquale Fallacara ha anche una proposta: censire le edicole votive presenti nelle nostre campagne, al fine di preservare le belle immagini sacre, che diversamente andrebbero perdute.